Movimento Casa Pound è descritto esclusivamente come un'associazione a delinquere finalizzata alla violenza, l'odio, la prevaricazione, mentre invece al contrario noi questa violenza e quest'odio e questa prevaricazione l'abbiamo sempre subita da parte dei nostri avversari. Guardate cosa sta succedendo oggi a Napoli, non è il caso nostro perché noi non siamo abituati ad agire come sta facendo in questi giorni Matteo Salvini, ma a Napoli c'è un'intera città manovrata da gruppi dell'estrema sinistra che sta cercando di impedire a un parlamentare europeo di prendere parola e esprimersi, come se fosse normale che qualcuno con la violenza cerchi di azzittire l'avversario politico. Ecco, questa è una cosa gravissima secondo me oggi da sottolineare. Casa Pound non si fa azzittire da nessuno, Casa Pound ha sempre reagito e si è guadagnata in 15 anni il diritto di parola, di venire qui e parlare. E parlare per dire cosa? Le nostre idee, che sono quelle con cui dobbiamo convincere le persone. Noi abbiamo una visione non solo dei nostri territori, ma della nostra nazione, che è unica, che è particolare, e ce l'abbiamo solo noi. È per questo che noi stiamo mettendo in piedi, pezzo dopo pezzo, delle nuove proposte politiche. Una l'abbiamo lanciata qualche giorno fa. È il reddito nazionale di cittadinanza, sì, scusate, il reddito nazionale di natalità. L'ho detto cittadinanza perché va a contrastare proprio l'idea del reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle. Il reddito nazionale di natalità è un'idea che ha messo sul campo Casa Pound, che vuole dare 500 euro al mese a chiunque mette al mondo un nuovo italiano. Perché noi dobbiamo invertire. Messa in atto da chi oggi ci governa, dalla sinistra, dal Partito Democratico, ma anche dal centrodestra che ha governato negli anni precedenti. La tendenza qual è? L'estinzione del popolo italiano, parliamoci chiaro. Qui c'è un progetto di estinzione del popolo italiano e dei popoli europei annessi, ma prima noi, perché noi purtroppo abbiamo questo problema, abbiamo una classe politica che è veramente, rispetto anche alle altre classi politiche europee, una classe politica di farabutti, di venduti, di ladri, di prostitute, di gente che è pronta a vendersi al miglior offerente. Gli italiani purtroppo nei parlamenti europei, nel Parlamento nazionale sono questo. E quindi noi prima di tutti abbiamo spalancato le porte della nostra nazione all'ondata migratoria, prima di tutti ci siamo precipitati al grande banchetto dei milioni, anzi dei miliardi di euro che c'è dietro questo disegno di estinzione programmata. Perché qual è il disegno di estinzione programmata? Gli italiani non fanno più figli, hanno smesso di fare figli e lo dicono come se fosse una malattia, cioè come se noi bevendo l'acqua del rubinetto a un certo punto fossimo diventati sterili. Voi italiani non fate più figli. Secondo punto, voi italiani non fate più figli, serve che qualcuno questi figli li faccia, o serve una popolazione che in qualche maniera porti avanti il fatto che voi li state estinguendo. Bene, apriamo le frontiere, e hanno aperto le frontiere. Terzo, aprire le frontiere vuol dire partecipare a un grande banchetto di miliardi di euro che l'Unione Europea, la Banca Centrale, il grande capitale, la grande finanza hanno messo sul piatto per fare questa estinzione. Quindi non solo voi vi estinguete, adesso aprite le porte e fate entrare tutti, più ne fate entrare, più milioni e miliardi di euro vi metto sul piatto. E quindi che cosa succede? Che noi utilizziamo le navi della nostra marina per andare a prendere gli immigrati e per portarli qui, per un semplice fatto che non è né umanitario, né di buona volontà, né di bei sentimenti, ma per il denaro, per i soldi. Quindi questo sta succedendo oggi. E a nessuno passa per la testa, quando si dice gli italiani non fanno più figli, di dire beh, gli italiani non fanno più figli, facciamo delle politiche o facciamo delle proposte politiche affinché gli italiani tornino a fare figli. Non fate più figli, perché non fate più figli? Non perché siate sterili, ma perché mettere al mondo un bambino è diventato una spesa esorbitante, è diventato un sogno inarrivabile per le giovani coppie. Quindi io Stato forse dovrei fare una proposta per dire bene, sarà facile per te giovane coppia che metti al mondo il figlio comprarti una casa, sarà facile per te giovane coppia trovare un lavoro sicuro e stabile, sarà facile per te giovane coppia trovare un asilo dove mandare questo bambino. Questo dovrebbe essere la risposta quando si dice che gli italiani non fanno più figli, mentre invece di fronte alla domanda gli italiani non fanno più figli, che facciamo? Facciamo venire gli immigrati. Bene, noi vogliamo invertire la tendenza. Noi vogliamo dire che chi fa un figlio italiano deve ricevere 500 euro al mese.
questa proposta che noi abbiamo messo sul piatto, che è contraria al reddito di cittadinanza fin qui proposta dai grillini, perché il reddito di cittadinanza che cos'è? Un reddito dato a chi è incapiente, non ha lavoro, non arriva alla fine del mese o magari anche soltanto non ha lavoro e sta a casa. Chi non ha lavoro, chi non arriva alla fine del mese, chi non ha il denaro, a queste persone qui, e sono tanti italiani, va offerto un lavoro stabile e sicuro. Va offerta la possibilità di uscire di casa la mattina e di, con il sudore della propria fronte, riportare a casa la sera un giusto salario. Ma se io mi metto a dare i soldi a chi rimane a casa senza lavoro, così, ecco i soldi, 500 al mese, 600 al mese, 700 al mese, che cosa risolvo io nella nazione? Nulla, perché creerò delle generazioni di persone pronte esclusivamente a, diciamo, abbeverarsi alle casse dello Stato. E vedrò quelle situazioni che magari abbiamo visto in tanti film, perché tanti di noi hanno visto tanti film, di gente che sta buttata dentro casa dalla mattina alla sera e campa di sussidio statale. Noi non vogliamo gente che campa di sussidio statale. Noi il sussidio lo vogliamo dare a chi mette al mondo un figlio, a chi si prende questa responsabilità. E quindi è qui la differenza, a chi vuole portare avanti la nostra stirpe, la nostra popolazione. Perché il nostro reddito di natalità è esclusivamente per gli italiani, sia chiaro, perché questo è un altro punto dirimente di tutte le questioni messe fin qui in piedi dal governo e dalle opposizioni. Perché il governo oggi sta parlando di reddito di inclusione e vuole dare i soldi. I grillini parlano di reddito di cittadinanza e vogliono dare i soldi, ma non vi dicono che questi soldi che loro vogliono dare, li vogliono dare a tutti, e cioè anche agli stranieri, e cioè anche agli immigrati. Allora voi pensate se il governo veramente realizza questo reddito di inclusione, come lo chiama lui, per le fasce più basse, per da chi è più povero a salire. E beh, quali sono le fasce più basse oggi in Italia, che stanno anche sotto gli italiani morti di fame? Sicuramente gli immigrati, che hanno sempre comunque, credetemi, più titolo di noi per ottenere qualsiasi cosa. Perché lo sapete benissimo che nelle liste per avere l'asilo ci sono prima loro, nelle liste per qualsiasi cosa che riguardi l'assistenza sociale c'è sempre prima un immigrato, perché ultimo arrivato, perché coccolato. E quindi credetemi, il reddito che propone il governo, così come il reddito di cittadinanza che propongono i grillini, verrà destinato a pioggia a loro, che sono gli ultimi arrivati. Mentre noi nel nostro reddito di natalità abbiamo scritto a chiare lettere, il reddito va dato a chi è figlio di genitori italiani, di cui uno dei due anche a sua volta nato italiano. Che non è che ci vogliamo mettere a regalare i soldi a chi magari è arrivato qui 10-15 anni fa e si è preso la cittadinanza e poi sforna quattro figli. Questo è un provvedimento che noi abbiamo messo sul campo per ripristinare il tasso di natalità e per continuare il nostro popolo di esistere, la continuazione del nostro popolo. Quindi Casa Pound è piena di idee e ne tirerà fuori una più o meno al mese, da qui fino alla fine della campagna elettorale. Abbiamo deciso di rivedere il nostro programma, di portare fuori le idee, cercando di caratterizzare il movimento di Casa Pound su delle cose concrete, perché è importante per noi avere la facoltà di parlare al cittadino e di spiegargli semplicemente con due parole molto chiare che cosa vogliamo e che cosa non vogliamo. Quindi questo oggi è Casa Pound e questo deve fare Casa Pound. Parlare alle persone, distinguersi dal resto della politica, dichiarare apertamente che Casa Pound non può fare accordi con il centrodestra, perché tanti oggi ce lo chiedono, quando Casa Pound si presenta alle elezioni, magari si presenta qui a Grotta Ferrata in altre parti, tutti quanti ci chiedono, sì vabbè, ma a livello nazionale poi che fate, con chi state, voi state con Salvini, state con la Meloni, state con Berlusconi, da che parte andate? Allora sul territorio ci interessa poco, soprattutto nei territori più piccoli, diciamo, della capitale, quando si esce dalla dimensione grande, no? Nella capitale tutto è politica, quindi anche lì un accordo è impensabile. In territori più piccoli magari l'accordo ci può stare. Noi a Grosseto siamo in maggioranza, con un sindaco indipendente, ma in questa maggioranza c'è altri partiti centrodestra. Lì si ragiona sul territorio e si fa squadra per cercare di salvare il territorio. Non c'è bisogno di fare opposizione a prescindere, ma poi a livello nazionale sì. A livello nazionale noi non possiamo allearci oggi con nessuno. Soprattutto non ci possiamo alleare con quei buffoni che parlano di sovranità, questa parola che abbiamo portato noi nella politica nazionale. Perché Casa Pound ha iniziato a parlare di sovranità tempo fa, molto prima che questa parola finisse in bocca a Matteo Salvini, che questa parola finisse in bocca a Giorgia Meloni, che questa parola tornasse in bocca
anche a Storace Alemanno, che adesso hanno fatto il polo nazionale per la sovranità. E io mi stupisco ancora che qualcuno li stia soltanto ad ascoltare, anche fra quelle 10-15 persone che hanno appresso. Noi abbiamo portato questa parola in politica e noi non possiamo allearci, parlando di sovranità, con chi a livello nazionale ha consentito tutte le politiche folli dell'Unione Europea che fin qui hanno ammazzato la nostra nazione. Perché il signor Silvio Berlusconi, con i suoi cavalieri serventi, Brunetta e tutti gli altri, sono stati i primi a mettere in ginocchio questa nazione. Per cui noi a livello nazionale non ci alleiamo con nessuno, e questa è un'altra cosa importante da dire in campagna elettorale. Perché noi vogliamo distinguerci. Noi vogliamo essere un movimento sì d'azione, di proposta, ma anche chiaro e pulito quando si presenta agli elettori a parlare di certi temi. Purtroppo noi oggi siamo di fronte a movimenti e partiti che prendono in giro gli italiani, presentandosi in televisione a dire sì, dobbiamo uscire dall'euro, sì, dobbiamo uscire dall'Unione Europea, sì, dobbiamo rivedere quel trattato X o Y, e poi voi li votate, perché magari votate la Lega di Matteo Salvini o votate Giorgia Meloni, mettete la X sul loro simbolo, però poi il giorno dopo le elezioni quelli in Parlamento chi mandano? Alfano? Verdini? Perché l'ultima volta che avete votato centrodestra, magari qui dentro nessuno, ma qualcuno l'ha fatto, l'ultima volta che voi avete votato centrodestra, voi magari avete votato per il vostro partito sovranista che diceva cose giustissime, ma in realtà poi nei listoni ci stavano gli Alfano, ci stavano i Verdini. In realtà poi dopo che avete votato centrodestra, Silvio Berlusconi si è alleato con Renzi, voi ve lo ricorderete all'epoca qual era il gioco, Renzi, sì scusate, Berlusconi contro Bersani, hanno fatto un gran pareggio. E che cosa è successo? Che poi Berlusconi ha appoggiato il governo Letta, dopo che aveva appoggiato il governo Monti, la Lega e Fratelli d'Italia hanno iniziato a dire ah traditore, tu hai tradito, hai appoggiato Letta, stai facendo il patto del Nazareno, tutte queste belle parole, e oggi dopo 5 anni questi si ripresentano insieme a Silvio Berlusconi a chiedervi il voto nuovamente per una coalizione che non vincerà, ovvero il centrodestra. Ci sarà nuovamente, ve lo dico io perché la legge elettorale parla chiaro, vince solo chi prende il 40%, ci sarà di nuovo un gran pareggio e il signor Silvio Berlusconi con i suoi Brunetta, con i suoi cavalieri serventi rifarà di nuovo l'alleanza con Renzi. Che questo è quello che dice l'Europa, questo è quello che vuole la grande finanza internazionale, questo è il destino riservato all'Italia. Per cui chi vi chiede il voto per la sovranità, chi vi chiede il voto per l'Italia, per salvare questa nazione, e poi vi dice di votare Silvio Berlusconi, vi prende per il culo. E meriterebbe forse, quando ve lo chiede, uno schiaffone, perché non mi hai preso in giro una volta, non mi puoi chiedere di prendermi in giro la seconda volta. Quindi molta attenzione a quello che succede sullo scenario politico nazionale. Quindi Casaponte vuole distinguersi, Casaponte vuole andare da solo, perché a livello nazionale abbiamo deciso di andare da soli, abbiamo deciso di tirare fuori dalle urne il 3% che serve per superare lo sbarramento e di farlo da soli. Per cui dobbiamo ragionare anche in questo, sui territori, non solo il nostro territorio di Grottaferrata, ma c'è anche la politica nazionale, c'è anche questo che noi dobbiamo fare tutti i giorni, perché poi dai territori devono uscire le firme per presentare le liste a livello nazionale, devono uscire i voti per mandare i nostri in Parlamento, perché questo dobbiamo fare. Il fine ultimo, e chiudo, di questo movimento, l'obiettivo che si è dato da qui a 10 anni è di mandare i nostri all'interno del palazzo, e voi questa scena dovete avere negli occhi. 10-12 ragazzi di Casa Pound seduti fra i banchi del Parlamento e il terrore negli occhi degli avversari, il terrore negli occhi del Partito Democratico, il terrore negli occhi anche di quelli del centro-destra, cioè tutti saranno terrorizzati dall'arrivo dei ragazzi di Casa Pound nel Parlamento, e questo avverrà. È ineluttabile, da qui a 10 anni questa cosa sarà realtà, noi ci dobbiamo solo preparare e sarà un nuovo inizio per noi. Però questo è, ci dobbiamo credere, la politica la dobbiamo vivere per strada, non chiudiamoci nella nostra comunità, non fermiamoci alle belle amicizie che tiriamo fuori, non fermiamoci alla anche bella battaglia che abbiamo con tanta dell'estrema sinistra che vorrebbe tapparci la bocca, perché lo so che è bello anche quello. Tu fai politica, stai per strada, arrivano questi maledetti dall'altra parte della strada, ti urlano, fa, è bello, è bellissimo, perché è il sale della vita. Io non sto qui a dire alla gente che bisogna smettere di fare questo, ma dobbiamo avere la stessa passione anche nel chiedere il consenso, nel chiedere il voto, nel metterci sotto a lavorare per questo,
con lo stesso spirito con cui io sono qui oggi nel mio primo giorno da uomo libero, invece di rimanere dopo una nottata di lavoro seduto sul divano a casa a vedere la televisione con la mia compagna che sono mesi, che con cui non passo un pomeriggio, con lo stesso spirito donarci tutti, dal primo, io, Gianluca, io Simone e Gianluca, che è il presidente, fino all'ultimo dei militanti entrato ieri, donarsi, ci stiamo donando, ma non a noi stessi, non alla causa, alla nazione, all'Italia, a qualcosa che è immortale ma messa in discussione oggi. Perché se questa battaglia noi non la vinciamo e siamo rimasti solo noi a portarla avanti questa battaglia, sarà la fine dell'Italia, la fine della storia, la fine di ciò che siamo stati, la fine del nostro popolo, l'estinzione. Il mondo globale, questa cosa che loro ci propongono, non saremo più né italiani, né francesi, né tedeschi, non saremo più europei, non saremo più africani, non saremo più asiatici, saremo una specie di zuppa monocolore. Perché questo vogliono, quindi la battaglia epocale, e noi siamo intenzionati a portarla fino in fondo, a partire dal piccolo comune come Grotta Ferrata, a finire alla grande battaglia nazionale, e non ci ferma nessuno, e chiudo qui, veramente, noi non possiamo perdere, non perderemo...